Ci spostiamo dal nostro Davide Riva e chissà quanti primi appuntamenti avrà vissuto lui. Sì, fin troppi Charlie. Per fortuna ci sono anche altri momenti di svago, diciamo. E infatti noi continuiamo il nostro viaggio in questo primo appuntamento per ripercorrere i 25 anni dell'Università della Svizzera Italiana. Noi, come avete visto, siamo all'interno della Software Institute e io ho una joystick, potremmo definirla in questo modo, chissà quanti di voi l'hanno utilizzato a casa, ma Andrea Stocco è un ricercatore con una sua macchinina e lui non gioca, lui studia quello che è il nostro futuro, Andrea. Esattamente Davide, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Quello che ci proponiamo nell'ambito del progetto di ricerca pre-crime guidato dal professor Paolo Tonella è quello di testare la correttezza e l'affidabilità di sistemi software complessi basati sull'intelligenza artificiale. E appunto una delle applicazioni più attuali, se vogliamo, nonché orientate al futuro, è appunto la guida autonoma. E quello che facciamo è praticamente studiare tecniche di testing in ambito simulato, ma con un occhio, diciamo, di riguardo a quello che è l'applicabilità nel mondo reale. Possiamo vedere che questa è una macchinina, diciamo, in scala, su cui abbiamo installato una piattaforma con un computer e una telecamera. E questo fondamentalmente ci permette di installare tutte le cose che facciamo a bordo di questa macchina e abilitare, diciamo, la guida autonoma. Come funziona brevemente? Fondamentalmente la camera permette alla macchina di avere una visione del mondo e le immagini, diciamo, della camera vengono elaborate, diciamo, dal computer che elabora la velocità e l'angolo di sterzata migliore per quella particolare scena di guida. Possiamo vederla anche all'opera. Nel frattempo io provo a tradurre quello che hai detto, Andrea. Allora mettiamo la macchina nel suo habitat naturale, che rappresenta quello che nella modernità vediamo nelle macchine performanti che propongono anche questa guida autonoma, cioè guidano loro. Uno teoricamente, come in questo caso, non sta facendo nulla, cioè la telecamera, in questo caso un po' meno, assolutamente riconosce quella che è la strada, però questo può essere un esempio di una cosa che non funziona. Quello che diamo per scontato che la tecnologia propone in realtà non sempre è performante, perché magari per dei dubbi, vedete, lei sta cercando adesso. Assolutamente, questi algoritmi sono molto molto difficili da programmare e richiedono di tanti tanti esempi. E quindi lei in questo caso sta studiando la strada, adesso ha ripreso. Esatto, sta cercando di imparare che cos'è una strada e qua vediamo appunto che sta migliorando nel suo percorso di apprendimento. Quindi un'intelligenza tecnologica che se prima ha fatto degli errori, esatto, adesso invece ha imparato dai propri errori e esatto, ci permette di testare quelli che sono dei software che sono nella realtà di tutti i giorni, che vedremo quando attuati in maniera massiccia. Andrea, secondo te quando le macchine saranno, vieni qua più vicino a noi, sì, quando saranno quasi tutte così? Beh, diciamo, il problema della guida è in effetti molto, molto complesso e nonostante ci siano già delle macchine in commercio che abilitano questo tipo di tecnologia, secondo me il breakthrough si avrà quando ci saranno solo autoguida autonoma sulla strada, perché il numero, diciamo, di variabili che un software deve predire quando ci sono anche degli umani alla guida è sinceramente troppo elevato. Quindi quello che noi abbiamo osservato oggi praticamente è il futuro, i test su quelle che sono macchine che tutti i giorni ci circondano con dei problemi tecnologici e dei problemi etici. Alla base però c'è una ricerca, c'è l'intelligenza, c'è l'amore per il futuro, per il progresso, tutto il resto è ancora da scrivere e ne faremo tutti noi parte con un filo diretto. Wow!